Che Dio vi benedica, cari, in Cristo Gesù. È ancora una gioia ritrovarci per queste riflessioni della parola di Dio, che il Signore ci guida ancora in questi minuti e che veramente possiamo edificarci nella verità. Amen. Perché tutta la parola è ispirata da Dio ed è utile per istruirci, per edificarci, per fortificarci, per illuminarci, per guidarci, per trasformarci, per santificarci e compiere ogni sorta di opera buona nella nostra vita, alla gloria e lode del nostro Dio. Amen. Soprattutto in questi ultimi tempi, carissime che ascoltate, dobbiamo stare saldi nella parola, nella verità. Amen, quella verità che giorno per giorno ci rende liberi, quella verità che giorno per giorno ci santifica, ci purifica e ci prepara per il glorioso ritorno di Cristo. Amen. Nella parabola delle 10 vergini, in Matteo capitolo 25, Gesù dice che il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Amen. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Amen. Che il Signore ci aiuti a tenere saldamente nel nostro cuore, stretta nel nostro cuore, questa parola di verità. Gesù dice che il regno dei cieli, cioè coloro che entreranno nel regno dei cieli, o coloro che fanno parte del regno dei cieli, cioè i suoi veri figli, non solo quelli che dicono Signore, Signore, ma coloro che fanno la volontà del Padre. C'è una grande differenza tra il dire e il fare. Amen. Perciò che Dio ci aiuti a non essere soltanto delle persone che dicono belle cose, ma persone che fanno la volontà del Padre. Ed è questa la Chiesa che appartiene veramente al regno di Dio. Sono questi i credenti che fanno parte veramente del regno di Dio. Alleluia. Cioè credenti che sono simili a delle vergini. Qui non dice, scusate il termine, userò una parola che può sembrare forte, vi dico già, cari, che io non avevo in mente questa riflessione, io avevo pensato di leggere un altro brano, ma lo Spirito Santo mi sta guidando. Io voglio essere guidato dallo Spirito Santo ed è Lui, alleluia, il nostro Dio che mi sta guidando a registrare questi messaggi di cui tu e io, di cui la Chiesa di oggi ha tanto bisogno, perché siamo in tempi difficili, tempi duri. Tempi di battaglia, di confusione, tempi di apostasia, tempi in cui molti cuori si stanno raffreddando e si stanno allontanando dai valori autentici dell'Evangelo di Cristo. Valori come la santità, valori come l'umiltà, valori come la rinuncia. Amen. Dobbiamo rinunciare a noi stessi. Valori come l'ubbidienza. In molte chiese moderne parlano solo di benedizioni, di cosiddette vittorie, di cosiddette guarigioni, ma non parlano mai dell'ubbidienza. Dio disse, e ancora oggi dice, perché la parola di Dio è eterna, cari, dice tramite il profeta Geremia, se voi siete disposti ad ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Geremia capitolo 1. Perciò, fratelli e sorelle care, nell'ubbidienza
possiamo vedere i veri frutti. Nell'ubbidienza possiamo trovare le vere benedizioni. Nell'ubbidienza possiamo avere la vera vittoria e vivere nella vera vittoria. Giacomo 4, versetto 7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, sottomettetevi al Signore, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Amen. Purtroppo oggi in molti ambienti evangelici si cita o si utilizza solo la seconda parte del versetto, quello che ci conviene. Cioè, dicono: resiste al diavolo, il diavolo fuggirà da te. È quello, quella parte che ci conviene. Ma in molti ambienti o molti predicatori non citano, non annunziano, non predicano la prima parte del versetto, che è la parte principale. Perché se tu non vivi la prima parte del versetto, non puoi realizzare neanche la seconda parte. Sottomettetevi a Dio. Sottomettiamoci a Dio. Vogliamo noi vedere la vittoria? Vedere la potenza di Dio, che il diavolo sfugge via? Sottomettiamoci a Dio. Senza sottomissione a Dio non c'è vittoria, non c'è libertà, non c'è pace. Perciò, Chiesa del Signore, ritorna alla vera sottomissione. Pastore che ascolti, fratello che ascolti, anziano, diacono, non importa quale sia la tua posizione, tu e io dobbiamo sottometterci a questa parola. Non importa che sia un giovane oppure un bambino che predica, ma se un bambino predica questa parola, tu devi, alleluia, accettarla, perché è la parola di Dio. Fratelli, la parola di Dio è la fonte di ogni, alleluia, autorità nella Chiesa del Signore. Ritorniamo a sottometterci per essere veramente stabili e vittoriosi. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. E qui Gesù ci insegna che la vera Chiesa, i veri credenti, alleluia, che appartengono al regno dei cieli, sono come 10 vergini. Non dice 10 prostitute. Non dice 10 donne di strada. Dice 10 vergini. E vergini rappresenta la purezza. Amen. Rappresenta essere incontaminati da questo mondo, che le cose del mondo non entrano in te, non penetrano in te. Tu sei vergine spiritualmente, il tuo cuore è un cuore vergine, un cuore pulito, un cuore chiuso per il mondo, non è aperto al mondo. Il tuo cuore appartiene solo a Cristo. La Chiesa è simile, i veri figli di Dio sono simili a delle vergini. Amen, fratelli. Perciò non ci prostituiamo col mondo. Non adulteriamo col mondo, ma siamo vergini per Dio. Amen. Cerchiamo la purezza, fratelli. Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio, dice Gesù. Che il Signore ci aiuti ad avere sempre questa ottica, questa verità nel centro dei nostri cuori. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, amen, prese le loro lampade. Cioè, la vera Chiesa prende la sua lampada, ama la purezza, cerca la purezza, chiede a Dio di purificarla continuamente. E la vera Chiesa vive afferrando la parola, la lampada è la parola. Salmo 119, verso 105 dice: la tua parola, oh Dio, la tua parola è una lampada ai miei
piedi, una luce sul mio sentiero. La lampada raffigura la parola, ma la lampada rappresenta pure la luce e il fuoco, il calore, l'illuminazione dello Spirito Santo. Amen. Tu non puoi prendere la parola senza lo Spirito Santo, perché sennò la parola non la capirai mai, non la potrai mai praticare senza lo Spirito Santo. Perciò, fratelli, afferriamo la parola, ma afferriamo altresì lo Spirito Santo. Amen. Afferra la tua lampada, fratello, sorella, afferriamo le nostre lampade, cioè una fede personale, una fede viva, una fede calorosa nella parola di Dio. Afferrarono le loro lampade e uscirono fuori incontro allo sposo. La vera chiesa, i veri figli di Dio, coloro che veramente appartengono al cielo, che sono eredi del cielo, alleluia, sono coloro che dopo aver preso la lampada, amen, ricercare la purezza, prendere le lampade, sono quelli che escono fuori incontro allo sposo. Caro che ascolti, stai tu uscendo fuori? Stai tu uscendo fuori da questo mondo? Uscendo fuori dalla corrente? Stai tu uscendo fuori dal sistema, uscendo fuori dalle tenebre, uscendo fuori dal peccato, dalla carnalità? Esci fuori da Babilonia, chiesa, credente. Noi dobbiamo uscire fuori da questo mondo, uscire fuori dalla carne, uscire fuori da Babilonia. Che Dio ci benedica e ci aiuti. Esci fuori nel nome di Gesù. Amen.